Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, facciamo per voi. Siamo quasi arrivati alla fine di questo lungo percorso di avvicinamento al Natale. Siamo quasi. Ancora non avete trovato cosa prendere? Sì. E decidetevi un attimo, insomma. Nel caso in cui proprio non foste indecisi, che non sapete me, ma Mimmo, abbiamo un'altra soluzione per voi. Ricordate il cesto di Saturnino? Sì. Vi possiamo fare un cesto tipo questo, per dire, così, pieno di tante altre robine, non necessariamente di Saturnino, ma cose un po' più, anche insomma, un po' diverse. Ad esempio, qui stiamo vedendo, possiamo mettere Gaia. Il cappello dell'Ernibol, ciao Gaia, piuttosto che corde Ernibol, piuttosto che cavo Ernibol. Questo è un cesto Ernibol, per dire, mettiamo che sia fan dell'Ernibol, dei bassi Music Man. Qua dentro possiamo mettere un po' di cose. Possiamo farlo con altri marchi. Sì. Fender. No, non è vero. Sofeta Orange, piuttosto che abbiamo delle cose della Staudt, delle cose dell'Aspecto. E qua tutto lo possiamo fare. Vediamo anche quali altri ninnoli ci propone il nostro sacchetto magico meraviglioso. Vediamo. Allora, partiamo con una robina piccina. XLR88 della Daddario. Sì, questo qua dite cos'è? Allora, dentro le caramelle. No, caro mio, no. No. C'è dentro questo tamponcino che una volta che lo aprite c'è dentro un altro tappo, invece no. È un tampone non che si voi lecca. No, se volete restare bene, se no, se volete star malissimo, leccatelo pure. Questo qua praticamente lo passate sulle corde. Sì. Chitarra e basso, va anche bene per... Lo so, però noi la chimica non guarda in faccia a nessuno, purtroppo. E questo attente serve per pulire e lubrificare le vostre corde. Fantastico. Cosa molto importante. Potrebbe essere un regalino bellino. Ad esempio. Da mettere dentro al cesto. Inizio a vedere un tema in questo, nelle proposte del sacchetto di oggi. Ad esempio, anche questo qua, il polish della Ernibol. Mettiamo che con panno incluso in microfibra. Penso questo qua con su scritto Ernibol. Mettiamo che voi o il vostro bassista o il vostro moroso, la vostra ragazza, mangino la mortadella con la Nutella prima di suonare il basso e poi lasciano tutte le ditate appiccicose. Così spesso vi portate, gli regalate questo, un paio di spruzzi sul corpo, prendete il panno, pulite e ritorna bello pulito, lindo, nuovo. E poi, va bene su tutti i bassi? Va bene su tutti i bassi, non con le finiture natural a poro aperto, perché lì no, ovviamente meglio lo vanno a macchiare. Però finiture poliuritaniche, finiture nitro, lo usate questo, ovviamente senza inondarlo, come fa mamma con lo specchio, e date un paio di spruzzate e poi passate. E poi dopo passate anche le corde con questo. Ah, bellissimo, quindi cura dello strumento? Cura dello strumento. E c'è ancora un'ultima cosa, questo è un grande classico che a me piace molto. Ah, sì, e voilà. Sì, questo me lo ricordo. Bass Ring Cleaner, del quale abbiamo fatto un video. Sì, me lo ricordo. Ancora non ho capito come mi ha fatto fare un video solo su questo. Sì, sì. È una di quelle cose che non vi spiegherò mai, però d'altro canto abbiamo fatto 8 minuti di video su questo. Su questo. Praticamente metti dentro, fai così e pulisci le corde. È un pannetto per le corde. Praticamente voi lo infilate tra corde e tastiera, chiudete. Date due giri, questo vi tira via tutta la schifezza superficiale, eccetera. Posso di regalare profumi dopo barba, queste robe qui. Regalate questo. E anche un profumo se la persona in questione c'ha odore. Okay. Può usare questo. Può usare questo, se lo spruzza qui e poi dopo sta che è una favola. Quindi, se proprio vi ritrovate a corto di idee, ricordatevi che la pulizia dello strumento è molto importante. Sì. Quasi quanto la pulizia personale, però quasi, diciamo che ci arriva lì. E che noi musicisti ne abbiamo sempre, sempre bisogno. Della quindi pulizia personale. E anche dello strumento. No, diciamo, possono andare di pari passo. Okay. Per la pulizia personale pensateci voi, perché noi non sappiamo cosa fare. Per la pulizia dello strumento invece sì. Per la pulizia dello strumento abbiamo suggerito perfetto. Un bel po' di cose. Metteremo sotto dei link, ad esempio questo qua costa 9 euro, ecco. Questo, il bass string cleaner, costa 10 euro. Questo polish lo mettiamo sotto in link, dovrebbe costare attorno alla decina di euro se non ricordo male. E potete metterli dentro al cesto, ad esempio, insieme appunto al cappellino, alla tracolla da una decina facciamo di euro. Facciamo cesti come volete voi. Voi domandate
e noi rispondiamo. Perfetto. Se non vi rispondiamo è perché non ci siamo in negozio. O stiamo facendo altre cose più divertenti, forse. Siamo quasi arrivati alla fine. E se neanche questo non basta, abbiamo un asso nella manica. Lo svegliamo al prossimo video, perché sennò ci bruciamo un video e poi dopo non sappiamo cosa fare. Perfetto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Domani è l'ultimo. Ah, oh no, però sì, è Natale. Evviva! No, è una montagna russa di emozioni, è troppo per me. Dal non 26 ce la posso di fare. Dicembre potete riguardare i video per il Natale dell'anno prossimo. Natale dell'anno prossimo, oppure portate avanti. Oppure ci sono le mancette dei nonni. Potete sfruttarle, nonni, zii, madri, padri, parenti, quel che volete, le potete sfruttare per tutto questo. Ci siamo quasi! Evviva, tra poco! Sì, ho aperto inavvertitamente la confezione nella gioia! Adesso la dovrei comprare. No, cioè sì, in realtà sì, ne ho già due, però vabbè, un terzo funziona sempre. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Jingle bells, jingle bells.